Eccoci, siamo qui praticamente tra via Novazzi, via Bernini che è sopra e via Calista dove siamo in questo momento, a via Papa Giulio perché c'è stata una fuga di gas. Cosa è successo? Siamo l'assessore Sandro De Paolis. Sì, noi siamo arrivati con il sindaco, siamo intervenuti, abbiamo trovato i vigili del fuoco, ovviamente è stata allertata anche la protezione civile. Hanno provveduto a, diciamo, a far uscire le famiglie che stanno in questo stabile per adesso e stanno controllando la fuga di gas da dove poteva venire. Quindi hanno aperto dei pozzetti, un po' di open fiber, della fibra, altre delle fogne. E stanno verificando adesso in quest'altro lato la concentrazione, stanno misurando la concentrazione massima di gas. Ovviamente abbiamo chiesto spiegazione anche a loro e ci hanno detto che faranno dei saggi, quindi dove troveranno la concentrazione più grossa poi provvederanno a fare lo scavo e a verificare quello che è successo. Ovviamente è difficile pure di capire perché questo attraversamento che c'era di open fiber, c'è un tubo, perché se attraverso il tubo può anche passare il gas. Il scavo tra l'altro è fatto 2 anni fa. Quindi prima della pandemia, quindi ritengo che sia difficile che sia una cosa del genere, meno che si è proprio rotto il tubo di gas e non riesca a capire da dove fuoriesce, poi c'è sta, diciamo, un po' di alito di vento e quindi lo disperde, quindi è anche difficile. Però stanno operando adesso con lo strumento e quindi una volta che hanno trovato questa massima concentrazione faranno dei saggi e vedremo quello che succede. Sì, diciamo anche che forse la situazione è un po' satura per quanto riguarda le tubature, quindi potrebbe esserci un'altra di difficoltà, ma ancora non si è capito qual è la situazione. Potrebbe essere là. Sulla destra, sì, però giusto. Praticamente è l'angolo, è la strada che va su verso Viale Guido Baccelli, per capirci, e quindi sta a metà di questo palazzo. Hanno trovato la massima concentrazione, adesso come ho detto prima provvederanno con dei fori, quindi misureranno all'interno del terreno, ovviamente non essendoci tubazione perché scavi, quindi c'è terreno che, diciamo, è stato riportato, è un po' come qua, una volta che è coperto, quindi è difficile, diciamo, è difficile anche trovarlo. Adesso stanno provvedendo a fare questa cosa e quindi credo che a pochissimo. Siamo intervenuti perché ci sono le famiglie che stanno sia dal lato via Buonarroti e qui dove siamo adesso. La strada, la parte che è stata transennata è abbastanza lunga, infatti abbiamo fatto tutto il giro per poter arrivare qui. Sono proprio le famiglie che sono uscite, che hanno fatto evacuare questo palazzo, quindi sono, diciamo, un po' qua, un po' dall'altra parte, quindi siamo andati col sindaco, siamo alla protezione civile a sentire, insomma, se gli occorre qualcosa, di dare, diciamo, un ausilio per questo inconveniente e speriamo che si risolva nel minore. Si sa già più o meno quando si vorrebbe risolvere. Quello che mi è dato di sapere l'ho detto. Fanno dei saggi, adesso hanno trovato il punto più alto di concentrazione, quindi una volta che trovano praticamente attraverso questi fori, mettono le sonde, lì faranno uno scavo e quindi vediamo quello che è successo. La collaborazione, sono sempre qui. Questa fuga di gas che c'è stata, stanno intervenendo i vigili del fuoco, protezione civile, abbiamo visto carabinieri, polizia, abbiamo visto anche il sindaco Ernesto Tedesco che si trova lì, anche Massimo Boschina abbiamo visto qua intorno per cercare di vedere quello che sta succedendo. Quindi fuga di gas, siamo praticamente nella zona del centro, qui c'è il supermercato Elite tra via Papa Giulio, via Novazzi che è la strada, diciamo, che va lì in su, poi sono state transennate anche via Bernini e via Galisse, quindi questa situazione speriamo che si possa risolvere al più presto. Allora, signora, siamo qui praticamente tra via Galisse e via Novazzi, e io stavo sul terrazzo e il poliziotto mi ha detto da scendere, dopo un po' è sceso tutto il palazzo perché c'era questa fuga di gas e ci hanno mandato qua su, prima laggiù, poi dopo dice che sta passando sottoterra, ci hanno mandato fino a qua. Io so 3 ore che sto in piedi qui e non ce la faccio più. C'era un po' di paura anche tra gli altri inquilini del palazzo? Sono scesi tutti, la polizia ha fatto scendere tutti, quindi non può rientrare nessuno adesso. Ma era già da qualche giorno che sentivate un po' un odore strano? Io l'ho saputo alle 3 quando sono arrivati i pompieri, che poi sotto mi ha visto affacciata alla finestra, mi ha detto il signora deve scendere perché c'è una fuga di gas e dobbiamo controllare. E da lì hanno transitato tutto. Si è trasferito una zona abbastanza lunga, sì. Qui è l'ultimo momento, però sono 3 ore che stiamo qua. Non avete indicazioni su quando tornerete a casa? Non lo so, mo passa il mio figlio, mi porterà a casa sua.